When I was kid, I was living with a guy and his wife. I think his wife was my mother, and I think his father was my father. By the end of the day, his father just gets sick and he just died. And his wife started treating me very bad. I don't understand the reason why. No, I was continuing my education, yeah. So the wife, if I just go and ask her about food, she don't want to give me. She just tell me that I'm not her mother. And it was our final exams. So when I just close the school and I just go at home, and I ask her again, Mom, can you please give me food? Because I'm hungry. And she told me I'm not her mother. I should go and find my mother. When I was searching for my mother family, and I tried just 2 days, and I find one of my mother's sister. So I just go there and ask her what happened. What happened to my mother and my father? And she told me my father died when my mother was having my pregnant, and my mother, she lost her mind. She lost her mind working on the street. So when it is time for me to burn me, and they just adopted me. Sicuramente per tutti i ragazzi accolti all'interno delle strutture imparare l'italiano, tutto il discorso della scuola, il discorso appunto dello studio è prioritario, sia perché è quello che poi gli consentirà di integrarsi che quello che gli consentirà di trovare lavoro. Infatti un po' le difficoltà che un pochino abbiamo riscontrato appunto nel sostenere i percorsi dei ragazzi minori sono proprio queste due cose, cioè la prima è quella dell'avviamento lavorativo, cioè quindi anche della possibilità di fare tirocini, stage già prima di diventare maggiorenni, e il secondo è quello del fatto che tanti percorsi si interrompono bruscamente al raggiungimento del 18° anno d'età, quindi quando i ragazzi fanno 18 anni è molto difficile portare avanti un progetto proprio perché tutto anche l'investimento in studio, in formazione si interrompe bruscamente in questa soglia, quindi un po' abbiamo visto a livello di comunità che queste due sono le difficoltà più grandi nel portare avanti un progetto a lungo termine. E per il resto tutto ciò che è appunto a che fare con lo studio, con imparare l'italiano, con la formazione, è tutto un bagaglio che poi i ragazzi possono spendersi nel mondo del lavoro una volta usciti da comunità, quindi tutto il discorso dell'HCCP, delle competenze informatiche, competenze della lingua sono fondamentali. In questo percorso in particolare portato avanti con il job l'impegno è stato abbastanza impegnativo anche a livello di ore, no? Quindi i ragazzi passavano l'intero pomeriggio più volte a settimana al job, quindi insomma gli era richiesto anche uno sforzo, anche e soprattutto per chi non era abituato a questo tipo di impegno nella formazione. Alcuni ragazzi andavano la mattina a scuola e poi il pomeriggio si recavano per questa formazione, quindi comunque da parte loro c'è stato anche un impegno notevole a livello di tempo e questo poi penso che ha dato i suoi risultati perché appunto non era un appuntamento così sporadico ma è durato diversi mesi e con più appuntamenti durante la settimana. Sono Armen, sono un ragazzo da 15 anni, sono in Italia da un anno e mezzo quasi, sono venuto in Italia per trovare un futuro, per studiare, sto facendo i corsi, fra poco inizio la scuola, prima superiore. Già fatto la terza media, bisogna imparare la lingua, che pian piano lo sto imparando, imparare gli esercizi in matematica,
di imparare la lingua e poi andare avanti, conoscere i regoli che ci sono qua in Italia, la gente, conoscere le storie. Questa è la camera nostra, siamo in tre ragazzi, questo è l'armadio che teniamo i vestiti e niente, dormiamo qua, studiamo. Qua c'è la cucina, una delle cucine che cuciniamo per mangiare. Io vengo dall'Albania, vicino Durazzo, diciamo, più o meno qua. Io sono arrivato in Italia il 1 maggio 2016 e io voglio lavoro in Italia, anche il coltore, anche il muratore, l'elettricista. Però io ho studiato alfabeto e matematica. Ancora io mi piace più studiare perché io voglio andare davanti per studiare molto italiano. Sì, però prima volta io studiare con l'Italia, però prima mio paese non studia niente. Io sono contento in Italia, però Italia non è uguale al mio paese. Però prima il mio paese è sempre il problema, qua in Italia non c'è il problema. Hassan fa un tirocinio formativo qui a terra, dove praticamente gli viene insegnato a prendersi cura della terra, delle piante e a custodire il negozio. E questo perché così ha modo di prendere praticamente un po' di soldi, materialmente proprio, in quanto c'è un fondo. E gli viene data anche la possibilità di introdursi in un mondo del lavoro, quindi avere un'esperienza lavorativa, perché Hassan ha 17 anni e il prossimo anno, essendo 18enne, non potremmo più prenderci, tra virgolette, cura di lui, in quanto diventerà maggiorenne, la nostra è una comunità per minori. Quindi gli si dà la possibilità di introdurlo nel mondo del lavoro. Io sono arrivato in Italia da 1 anno e 2 settimane, sì, quindi il prossimo anno io ho fatto 18 anni. Io c'è documenti, io trovo un lavoro, io trovo un appartamento e io continuo a lavorare. Io so cucinare, so fare pizza, so fare caffè, e la so fare cappuccino. Ho detto venerdì abbiamo esami al job, quindi tutta questa settimana devo studiare molto. Se no è troppo, è molto pesante, sì, quindi io devo studiare molto. Io trovo l'Italia molto bene perché c'è pace. Io trovo l'Italia molto bene e io voglio essere un studente per imparare la lingua molto bene. Io ho fatto scuola di stranieri A1 e A2, ma ancora io voglio imparare la lingua molto bene. Ma adesso io lo so leggere, scrivere e io capisco la lingua abbastanza bene, sì. Quindi è stato molto difficile per me. Io voglio rimanere in Italia perché io non posso tornare nel mio paese, perché in questo momento io non c'è nessuno. Io non c'è nessuno. Sai, anch'io sono un cantatore, sì, rap. Ho
fatto due canzoni. Ok. Once upon a time when you're back in my ghetto, life wasn't easy, but Charlie, I don't follow, I don't do anything, Charlie, to end up. Cause no money, no food, no life. I feel top hope, you'll be like Oprah. Money on my mind and I sing, I did rap. Money on my mind and I dance and I love. And I dance and I love. Ma ce la rifacciamo ancora? Io sono contento che si la rifaccia ancora. Sì, ma mi puoi ridare qui a Job. Ogni tanto li rifare. Guarda, almeno ho superato uno. Anche una alla volta, così è un po' più facile di farne quattro insieme, dai. 77, dai, ci sono. Dai, è un buon risultato. Mi chiamo Yusuf, sono un ragazzo che viene dall'Africa. Sono arrivato qui nel 2016 perché in Africa ho perso i genitori. Stavo in comunità un giorno, mia stanziale mi ha chiamato, ha detto che c'avevo un appuntamento, che dovevo incontrare con una famiglia che vogliono prendere cura di me, che è in affido. Ho detto va bene. Mi piacerebbe incontrare con una famiglia che prendono cura di me, perché era tanto che ho perso i genitori, quindi la vita nella famiglia, tipo un ragazzo di 16 anni, 15 anni, ci vuole, sì. Allora, io e Marco abbiamo deciso di intraprendere un po' questa esperienza ormai 8-9 mesi fa, e dell'affido, perché volevamo un po' rendere disponibile la nostra famiglia all'accoglienza di un'altra persona. E ci piaceva molto l'idea del fatto che questa persona potesse essere un ragazzo straniero in difficoltà. E l'assistente sociale poi ci ha proposto il caso di Yusuf, l'abbiamo conosciuto, e sicuramente è stata una bellissima esperienza, perché lui fin da subito ha mostrato una grande voglia di integrarsi, di conoscere, di imparare. Una grande voglia anche di affetto, quindi di vivere anche le relazioni in famiglia. E quindi ci siamo sentiti, insomma, molto appagati dalla disponibilità che abbiamo dato. Sono tornato a casa, ci ho pensato di questa cosa, poi ho detto magari è una cosa molto giusta per me, perché io ho perso i genitori, non ho i genitori, quindi sarebbe una cosa molto bella di stare in una famiglia. Ero molto contento. È una cosa molto bella, perché ero molto una cosa che non me l'aspettavo, che magari a 16 anni oppure a 17 anni incontrerò con una famiglia che vogliono prendermi in affido. Quindi questa cosa qui mi ha colpito. Niente, adesso lui si sta formando con tutte le sue forze per vedere di costruire un futuro qua in Italia. E vediamo come andrà dopo i suoi 18 anni, quando sarà maggiorenne. Noi abbiamo dato disponibilità a continuare anche a proseguire questa relazione che è nata, che è bella forte. E speriamo, dai, che lui sappia poi costruirsi il suo futuro qua in Italia, anche con le sue mani, con il suo impegno anche nel lavoro, nello studio. È vero. Voglio studiare, poi a 18 anni vorrei andare a lavorare, oppure quando finisco di studiare, perché a 18 anni ancora devo studiare. Quando finisco di studiare vorrei andare a lavorare. Con la famiglia ho imparato tanto, poi ho iniziato ad andare a scuola. Mi ha aiutato molto, ho imparato tante cose, cioè l'italiano. Prima non sapevo niente, cosa vuol dire vieni, una cosa così. Tante cose che non ho mai visto, è un'altra esperienza, perché io non sono mai stato in famiglia, quindi non so la famiglia come funzionava, come cos'è una famiglia, non lo sapevo. Con loro ho fatto tante cose belle, con gli amici. È una cosa molto importante stare in una famiglia. Andiamo. Per me all'inizio è stato un po' difficile, perché non riuscivo a capire, non riuscivo a comunicare con gli altri, e poi
gli altri quando mi parlavano non capivo niente e stavo, cioè, non mi sentivo bene perché può darsi mi dicevano una parolaccia o un'altra cosa e non capivo, però all'inizio è stato un po' difficile, però piano piano andavo pure a scuola, facevo i progetti lì per imparare l'italiano e l'ho imparato per quasi 2 mesi. Ho imparato, diciamo, bene. Per parlare in italiano serve perché siamo in un altro paese, senza la lingua non possiamo fare niente. Per esempio, se dobbiamo trovare un lavoro, se non riusciamo a parlare, non ci prende nessuno. Anche nelle scuole, oppure per comunicare con un altro, con la gente, non riusciamo senza la lingua. Per me è importante la lingua. Perché senza la lingua non si fa niente. Cioè, mi trovavo bene con i ragazzi perché, cioè, non sono tutti albanesi oppure tutti italiani, sono tutti stranieri di altri paesi. E così piano piano ho cominciato a capire pure la situazione di loro, come sono arrivati. E non è che solo per gli albanesi che è un po' più facile, anche per gli altri, per esempio per quelli che stanno in Pakistan oppure in Senegalia, è difficile, è ancora più difficile imparare la lingua. I ragazzi trovano come unica, credo io, difficoltà inizialmente il canale linguistico, perché è una barriera inizialmente, tende a mettere quella specie di muro in cui si interiorizza e non si riesce a uscire fuori. Perché purtroppo, come per noi è difficile capire una lingua straniera, altrettanto per loro è difficile capire la nostra e quindi riuscire a creare un dialogo e a poter esprimere anche se stessi. Sono Job, sono senegalese, ho 17 anni adesso, una settimana fa l'ho fatto 17 anni, sono arrivato qua per studiare, anche lavorare, voglio fare come scuola di media per imparare le lingue di più importanti per me, perché mi vorrei parlare italiano, anche inglese bene, benissimo. Io parlo un po' di francese e meglio italiano adesso, sì, perché sempre la casa sempre di studiare italiano, sempre. Mi piace come lavoro di operatore come comunità, prima. Il secondo lavoro come cuoco, di cucinare, aiutare a cucinare cuoco. Secondo, anche guidare la macchina grande, come potente grande, l'autobus, anche la camione, tutto. Da grande mi piacerebbe fare meccanico, che mi piacciono le macchine, così. Ho aiutato una persona che aveva le macchine rotte, come si dice in italiano, non lo so, ad estate, quando non andava a scuola. È per questo che mi piace meccanica, da piccolo mi piaceva. Più avanti apri una officina da solo, qua si lavora, diciamo. Per questo che sono venuto a trovare un lavoro, se no stavo in Albania. Un momento bello che si è vissuto in questo periodo anche di formazione è stato quello nello scoprire piano piano anche il vero carattere di molti ragazzi, cioè che quando arrivano non riescono a dire una parola di italiano e quindi così sono un po' chiusi, un po' ermetici, cioè non riesce a avere nessun tipo di scambio. Invece
man mano che imparano l'italiano, man mano che appunto riescono a esprimersi meglio, esce fuori tutta la loro personalità, tutte le loro specificità, ti raccontano cose. Quindi così è bello riscoprire nel corso del tempo dei ragazzi che magari conosci da tanto tempo, però che piano piano li impari a conoscere davvero. E questa è stata l'esperienza anche avuta in questo periodo, appunto anche all'interno del job, in cui all'inizio c'erano queste classi composte da ragazzi provenienti un po' da tutto il mondo, e man mano che andavano avanti le lezioni, comunque imparando anche un po' di più la lingua, aumentavano le relazioni all'interno della classe, quindi aumentava la conoscenza, aumentava la possibilità di esprimersi e di conoscersi meglio. Quindi questo è stato uno degli aspetti più, così, anche di soddisfazione nel vedere sbocciare molti di questi ragazzi. Job faccio la scuola operario domotico. Voglio trovare un bel lavoro così che posso continuare anche la scuola, ma cioè comincio anche a lavorare. Vorrei fare anche l'università. L'università per diventare un operario domotico, che posso programmare i robot, queste cose così. E è troppo bello, però. Quando avrò i figli, anche i miei figli stanno qui in un paese dove c'è il lavoro, dove c'è la possibilità per fare una vita migliore.